School of Sun Rock presenta Debut, un percorso nei dischi di debutto di band e artisti che hanno fatto e faranno la storia della musica. Amici di School of Sun Rock, amici della musica e della cultura, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il podcast dedicato agli album di debutto. Io sono Stefano Gabrielli, il presidente di School of Sun Rock, e vi voglio guidare anche oggi all'ascolto di un disco che reputo assolutamente interessante, quantomeno per il personaggio e che lo ha ovviamente registrato, e per la storia che ci può essere dietro. Ovviamente non ci tratterremo molto nel parlare della storia di questo personaggio, parleremo proprio di questo disco, che però può essere un'apertura interessante proprio per aumentare la propria cultura intorno a un nome sempre molto discusso, di cui si parla tanto, ma di cui forse sarebbe il caso di conoscere un po' di più. Non mi spingo mai da solo in questi ascolti, ci sono cose molto importanti che si fanno da sole, ma sicuramente non la musica, che è più bello farla e ascoltarla in compagnia. Detto questo, quindi, do il benvenuto al primo dei miei due compagni di viaggio, cioè Uggia. Ciao Uggia, benvenuto a una nuova puntata di Debut. Ciao Stefano, ciao Paul, ciao ascoltatrici e ascoltatori del podcast, ben ritrovati con il nostro ciclo sul cantautorato italiano e la scuola genovese in particolare. Come già anticipato l'altra volta, per chi ci ha seguito, oggi andremo a parlare di una figura parecchio importante, credo per il nome, ancora prima che per la musica, cosa che poi discuteremo o meno, però che in particolare penso che sia conosciuto molto per il nome e soprattutto per il tragico epilogo che ha avuto la sua vita, purtroppo. Ma noi appunto ci siamo messi ad ascoltare il primo lavoro, il suo primo disco, e quindi vediamo un po' anche qua se riusciremo, credo in maniera interessante, ad accomunarlo, ad avvicinarlo, a vedere le differenze con gli altri cantautori di Genova che abbiamo sentito le ultime volte. Quindi non vedo l'ora di vedere un po' cosa uscirà da questa discussione, ma passo la parola al nostro terzo compagno di viaggio. Ciao Uggia, ciao Stefano, ciao ovviamente a chi ci ascolta da casa, poi in macchina o ovunque gli sia. E quindi beh, è già anticipato, andiamo avanti con il nostro ciclo sui cantautori genovesi. Come abbiamo anticipato la settimana scorsa, questa volta parleremo del primo album di Luigi Tenco, che si chiama Luigi Tenco, nel 1962. E tra l'altro vi do una buona notizia che avrei voluto sapere prima di oggi pomeriggio, ovvero che su Spotify trovate anche l'album per intero, mentre invece quando noi avevamo, diciamo, stilato la lista degli album da ascoltare, evidentemente ancora non era presente sul catalogo, e quindi abbiamo fatto una bella playlist per recuperarci le varie canzoni, però voi lo trovate direttamente con le sue 10 tracce e la sua mezz'ora di durata direttamente su Spotify, se nel caso voleste ascoltarlo dopo che ne avremo parlato oggi, oppure se l'avete già ascoltato in preparazione di questa puntata, se siete nostri assidui ascoltatori, quindi già sapevate di cosa andavamo a parlare oggi. Decisamente sì, decisamente sì. Tra l'altro bisogna fare i complimenti a chi li merita, ed è merito di Paul, se abbiamo potuto ascoltare quando ancora non c'era il disco su Spotify, perché è stato lui a, diciamo, occuparsi della compilazione della playlist che ci ha concesso appunto di ascoltarlo. Quindi grazie Paul davvero. Ma la cosa interessante che voglio dire, me la sto tenendo qui da quando abbiamo iniziato il ciclo di ascolti, il ciclo di ascolti di Luigi Tenco, perché piccola parentesi per chi non ci sta seguendo da tempo: noi quando andiamo a parlare di un album lo andiamo ad analizzare bene e lo ascoltiamo un po' di volte, quindi ogni volta però è un ciclo di ascolti. Io ho fatto una settimana ad ascoltare questo album di Luigi Tenco, ma tre cose mi sono, diciamo, balzate subito già dal primo ascolto. La mia preferita, tanto perché comunque andiamo sempre a citare la preferita, e due o tre citazioni che mi sono portato nelle lezioni della settimana poi di School of Sun Rock. Sono riuscito a fittarle dentro nelle lezioni di School of Sun Rock perché sono veramente interessanti, spero ci sia poi il tempo di sviscerarle. E poi il fatto che questo album, a differenza dei due precedenti, è molto più complesso da un punto di vista sonoro, molto più complesso da un punto di vista armonico, ma sembra un disco tratto
dai film della Disney degli anni 60. Queste atmosfere molto, con molti archi, con queste situazioni melodiche a volte recitato parlate, e mi è piaciuto proprio anche questa cosa perché venivamo da due ascolti, quello di Bruno Lauzi e ancora prima di De André, che invece erano molto più dritti, molto più strumento principale e voce con qualcosa che ci andava dietro. Qua invece è molto più complesso, con alcune anime più semplici e dritte come nei due dischi precedenti, alcune anime invece un po' più complesse. Per cui mi è piaciuta molto sta cosa ed è un po' la prima domanda che vi giro, partendo ovviamente da Uge: se anche tu, da un punto di vista, diciamo, delle musiche proprio che accompagnavano la voce, hai sentito questo tipo di sound e se hai notato anche tu questa differenza, credo abbastanza sostanziale se uno la nota, con i due lavori precedenti che abbiamo sentito. Beh sì, diciamo che me la sono un po' cercata barra chiamata nell'incipit del mio primo intervento, andare a fare i paragoni che, come ha detto anche l'ultima volta Paul, non sono le cose fondamentali. Soprattutto nella musica si tende spesso a paragonare, però qua credo sia anche doveroso andare a vedere le differenze, i punti in comune, proprio perché analizziamo una corrente intera, no? Come avevamo fatto, lo accomuniamo, anche se è molto diverso, quando abbiamo visto nella prima stagione di debut la scena grunge. Qua è Genova che si espone sulla musica e quindi andiamo a vedere, tra l'altro, parte dei suoi esponenti, perché avremmo potuto allungare sicuramente il ciclo e non essere più così mini. C'erano anche artisti, magari ci terremo. Sicuramente si nota la differenza con entrambi gli album di debutto che abbiamo visto nelle scorse settimane, anche da quello che si può notare, prendiamo sempre Wikipedia come riferimento, a livello di quello che io amo chiamare personnel, insomma chi ha lavorato sul disco. C'è Luigi Tenco che canta e scrive le canzoni e dietro c'è l'orchestra. Sostanzialmente è tutto molto orchestrato, e quindi capisco perché Stefano ha questo rimando anche ai film e soprattutto pienamente anni 60. Cioè, un ascolto del genere ti catapulta in quegli anni. Quello che mi ha dato principalmente, lo dico subito, è un enorme senso di malinconia ascoltare Luigi Tenco, e di lacrima, un po' l'immagine del Pierrot con la lacrima, no? Cioè, nel senso, ha un po' quello il mood. Quindi ora ci avviciniamo, seppur con tutte le difficoltà del caso, sappiamo tutti bene in che situazione ci troviamo ancora a livello mondiale, però ci avviciniamo a livello di stagioni alla primavera. Questo secondo me è un disco molto autunnale e molto, molto anche piovoso, notturno e piovoso. Credo che ascoltato con il rumore della pioggia e in cuffia sia veramente anche mortale, in un certo senso, un po' brutta come conclusione parlando su Luigi Tenco. Ma e obiettivamente, che possa piacere o meno il timbro, l'esecuzione proprio vocale a livello proprio canoro, questa cosa pervade molto e si vede, secondo me, tante volte in tanti lavori il trasporto del cantante e proprio che ti pone in questo mondo, e date anche le liriche molto, molto triste, ok? C'è poco spazio, diciamo, per le cose allegre, c'è un po' di leggerezza ogni tanto, però obiettivamente qua siamo in maniera diversa da De André, in un mondo molto molto malinconico, ecco, se dovessi scegliere un termine. E comunque sì, ribadisco, io qua tipo ad esempio di strumenti classici a cui ci accingiamo noi non ci sono. C'è un salto ancora dagli arrangiamenti di De André, un salto anche dalla singola chitarra, diciamo, di Lauzi. Ok, oltre al discorso di liriche, qua è proprio brani orchestrati completamente, tanti archi, come diceva Stefano. Poi so che comunque Tenco avesse una predilezione anche per il jazz, quindi anche qua il discorso delle strutture armoniche anche abbastanza complesse, cioè sono canzoni di altri tempi, ma proprio per questo secondo me sono ancora ascoltabili ora, se riescono ad apprezzare. Hanno questo potere proprio totalmente di catapultarti in un altro mondo. Su questo ci sono riuscito, poi magari vediamo sulle cose in particolare, però questo è un po', diciamo, il primo approccio. Questo l'ho percepito anche già dal primissimo ascolto. Anche qua siamo sulla mezz'ora di ascolto, quindi il disco si sente tranquillamente, però secondo me, adesso vediamo un po' anche il parere di Paul, è una cosa che si capisce fin da subito, diciamo,
dove si viene trasportati. Vado io? Allora, beh, in realtà avete già un po' anticipato tutto voi, quindi allora, sono abbastanza d'accordo con la cosa che ha detto Stefano per quanto riguarda riuscire magari a immaginarsi questa proposta musicale in un film. Beh, non necessariamente magari uno dei classici Disney, anche se ammetto che anch'io ci ho pensato stamattina mentre lo stavo ascoltando, ho detto ma mi viene in mente un po' sta cosa, però magari sto dicendo io una puttanata. Nel caso, se stiamo dicendo una puttanata, siamo almeno in due. Effettivamente però ti catapulta nelle canzoni tratte da film di quel periodo. Diciamo che, avendo ascoltato, diciamo, tra le varie playlist che ho fatto nel corso del tempo, ne ho anche fatto una su canzoni nel corso del tempo tratte da film, canzoni originali scritte per i film, e effettivamente alcune canzoni di quest'album di Tenco ti fanno venire in mente quel periodo lì, diciamo metà anni 50, inizio anni 60 principalmente. Quindi appunto incentrate molto sulla voce, ma con musica orchestrale a portare avanti il tutto, a differenza magari di canzoni dei decenni successivi che sono molto magari più impernate sugli strumenti classici, sul rock and roll anche, senza andare poi a scomodare magari musica degli anni 80, che era molto più magari anche chitarrocentriche. E mi ha dato effettivamente questa impressione. Sono d'accordo anche con quanto ha detto Uge per quanto riguarda l'atmosfera abbastanza malinconica in parecchi punti, abbastanza triste. E si nota soprattutto lo stacco che c'è tra i primi due album che abbiamo sentito del ciclo, a mio avviso, appunto per queste cose, il fatto di avere queste l'orchestra, credo in tutti i brani, adesso non vorrei sbagliarmi, però in tutti i brani l'orchestra. Tra l'altro ho visto tra i nomi che ci sono, diciamo, dei direttori d'orchestra, c'è anche quello di Luis Bacalov, che è noto per parecchie colonne sonore, anche soprattutto di film italiani, di western, spaghetti western e poliziottesche, un termine che ci piace utilizzare ogni tanto, e tra l'altro anche premio Oscar per Il Postino negli anni 90, quindi diciamo anche un nome di un certo spicco, credo solo per una canzone dell'album. Però e un'altra cosa che differenza molto dagli altri due che avevo affrontato le scorse settimane è anche proprio l'approccio differente nella scrittura. C'è pochissimo uso delle rime, per dirne una, proprio anche poi il modo di cantare, cioè, diciamo che è stato uno stacco abbastanza evidente, che da un certo punto di vista però è anche positivo, perché uno magari va ad affrontare la scuola genovese andando, come nel mio caso, praticamente alla cieca, non sapendo sostanzialmente nulla, poteva esserci il rischio di dire vabbè, però se facciamo quattro artisti tutti più o meno dello stesso periodo, della stessa città eccetera, potrebbe esserci magari il rischio di sentire un po' la stessa cosa semplicemente con parole e voci diverse. Invece c'è anche una certa varietà, che già avevano notato molto banalmente anche già tra l'album di De André e quello di Lauzi, quindi questo a mio avviso è una cosa interessante per chi volesse, dopo aver sentito le nostre puntate, magari approcciarsi a questi artisti, dire ok, ne ho ascoltato uno, non mi è piaciuto, tanto vale che non mi ascolto gli altri, perché magari se non vi è piaciuto uno di questi potrebbe piacervi qualcos'altro, perché effettivamente la proposta, sempre stiamo parlando ovviamente dei primi album, senza andare ad affrontare l'intera discografia, però diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti già fino adesso, quindi anche per questo sono anche incuriosito anche per l'album di cui parleremo la prossima settimana, che però ovviamente lasceremo per fine puntata. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io tra l'altro così comincio subito a decretare la mia canzone preferita di questo album, così posso anche concedermi di parlare un attimino dei testi.
che è uno degli argomenti forti. Poi non so se vorrete subito rilanciare con la vostra preferita o se prima volete finire un po' il discorso dei testi, ma io credo sia abbastanza legato ad ogni canzone. E, sono stato inciso tra due canzoni, anche se già dal primo ascolto poi alla fine sapevo che avrei scelto quella che ho scelto. Quella che ho lasciato fuori è una canzone che dovrebbe chiamarsi proprio Mi sono innamorato di te, proprio il titolo dovrebbe essere quello, che ha un incipit che per me è meraviglioso e in cui dice sostanzialmente mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, poi il restante di quella frase è esplicativo di come la natura umana a volte ci porta a dover attendere a dei cliché, no? Come per esempio essere innamorati, in certi casi doversi sposare, in certi casi dover per forza perseguire il bambino maschio con il gioco sportivo, la bambina femmina con invece la bambola, no? E gli stereotipi che ti vengono volontariamente o involontariamente, e comunque in modo più o meno subdolo, portati davanti agli occhi, sono quelli che poi tendenzialmente ti cambiano un po', no? E il fatto del non avevo niente da fare, quindi mi innamoro, quindi mi porto vicino a una persona, poi sono cazzi perché se mi innamoro veramente è un casino. Mi è piaciuto molto quel testo e l'ho trovato molto delicato anche nel come ha spiegato come era questa situazione, no? Questo velo di tristezza di cui parlava Uge prima. È una sorta di non è mai una sconfitta vera e definitiva, ma è sempre una review di quello che è stato o di quello che è, e il tentativo di trovare delle risposte, le quali sono quasi sempre negative. Ma la canzone che ho scelto e il cui testo mi ha veramente dato tanto 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 è Cara Maestra, canzone che ha un testo credo meraviglioso e che al di là delle battute della settimana scorsa, no? del mangiapreti e così via, ci stanno sempre quelle, anzi vi rinnovo, insomma, è lunedì, avete una settimana di tempo per decidere di non andare più a messa. Sostanzialmente l'idea è, mi è piaciuta molto la frase in cui dice: cara maestra, tu ci insegni, che ci hai insegnato che le persone sono tutte uguali, però quando arriva il direttore, il preside, quello che è, ci fai alzare, ma quando entra il bidello possiamo rimanere seduti. Quella è una cosa che mi ha veramente veramente colpito forte, ed è un testo, una parte che credo rappresenti molto bene un Luigi Tenco che è molto più sulle nuvole rispetto ai due precedenti che abbiamo ascoltato, i quali sono molto molto concreti, però quando scende nel concreto Luigi Tenco spacca veramente tutto, e credo che utilizzi le parole migliori perché appunto non le deve legare a una rima, non le deve legare a una metrica precisa, è libero e nella sua libertà dice delle cose che sono veramente toste, veramente importanti, e che danno davvero grande spolvero alla totalità del prodotto, perché ovviamente se quelle le abbiamo anche definite canzoni un po' da film, canzoni magari in un certo senso potrebbero essere molto leggere, no? Cioè, se ascoltiamo solo la musica, si approfondiscono tantissimo perché è quasi dicotomico ciò che c'è come musica e ciò che c'è come testo. Per cui mi è piaciuto tanto questo effetto che ne viene fuori, e la canzone che ho preferito è quella che più di tutte forse si spinge a parlare francamente dei temi che ha a cuore senza fronzoli, rimanendo coi piedi più per terra possibili e facendo domande. Questa è la cosa bella, no? Non dà lui un giudizio, ma chiede conto. Perché maestra è così? Quando parla del politico, no? O voto o morte, ma come mai non sei morto poi? Oppure chiede al prete, no? Ma tu che dici la casa di tutti, il signore e così via. E mi viene sempre il signore e la signora, ma non c'è la signora, perché nelle chiese non esistono le signore, no? Quindi donne, non seguite certe cose, non vi competo. E sostanzialmente non vi competono, non vi vogliono far competere in queste cose. Siete sicuramente due passi avanti a tutti gli uomini, ma la religione è fatta apposta per tenervi dietro, quindi non seguitela, è una puttanata. Sostanzialmente, quindi, ciò che conta è che lui va lì e tocca e gli dice: ma per quale motivo allora non ci sono i poveri, non possono alloggiare qui i poveri? Ed è molto bello perché è diretto, completamente diretto, una testata sul naso,
però non è una testata sul naso immotivata, è una domanda, ti chiedo, come mai è così? E mi è piaciuto tanto, perché poi in fondo non è tanto il dare delle risposte, no? È il più farsi delle domande il percorso che rende interessante la nostra vita. E porre queste domande molto pratiche anche, credo sia bello, credo sia davvero ponga una marcia in più a Tenco rispetto a tanti altri dopo di lui. Non so quindi, Uge, se vuoi prendere la palla al balzo per parlare solo dei testi o anche eventualmente per dirci già qual è la tua preferita. Ma, diciamo che soprattutto nell'ultimissimo ascolto e anche adesso, dato che la tecnologia ce lo permette, mentre parlavi spulciavo un po' i testi, effettivamente ci sono dei passaggi molto interessanti. Credo che Mi sono innamorato di te sia strepitoso come brano, veramente un gran... non l'ho messo per timore reverenziale, anche per il fatto di andare sulla scelta, come diciamo, safe, ma volevo provare a cercarne un'altra, l'avrei messa volentieri, credo che comunque sia fondamentale su un lavoro del genere, una canzone che poi è stata trovata delle versioni di un sacco di interpreti, ha fatto anche Tiziano Ferro, uno degli ultimi Sanremo, mi sembra che sicuramente si fosse commosso un po', e da interpretare credo sia abbastanza tosta come canzone, soprattutto per le parole, ma si sente già sul disco che la difficoltà nel dire certe cose anche in quel modo è molto di pancia, no? È una cosa che si percepisce anche ascoltandola e basta, e non avendo davanti nulla, non sentendola come performance dal vivo, si percepisce questa cosa molto potente. Sulla canzone che hai scelto, Cara Maestra, mi ero perso sinceramente la finezza, tra virgolette, di certe bordate anche su tutti gli ambienti sociali principali che sono in Italia, e questo lo penso sempre calato nei primi anni 60, di 60 anni fa, quindi mi immagino anche il riscontro con l'opinione pubblica. Alla fine i cantanti credo che fossero anche quelli che si permettessero, anche non curanti delle regole, di andare contro all'opinione, e poi questa cosa purtroppo gli ritornava a loro volta contro, ed era difficile parlare sopra anche certe convenzioni. Il pezzo che ho scelto io, però, uno perché a livello musicale è strano, mi ricorda un motivetto che ho sentito in un gioco della serie Final Fantasy, ma probabilmente perché sono ispirati a anche a determinate melodie, c'è questo un po' andamento pam 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 che mi ha fatto un po' muovere la testa, però anche lì mi ha colpito il testo. Su un disco del genere, credo, su un lavoro del genere, credo che siano effettivamente, ribadiamo, i testi a colpire, e lo stiamo vedendo anche nell'analizzare i dischi di questa scuola genovese, e sto parlando di Una brava ragazza. Sinceramente ha delle... già dal primissimo ascolto ho detto, beh, questa potrebbe essere una delle papabili che potrei scegliere, potrebbe essere anche un tipo di testo che mi piacerebbe scrivere da musicista, e comunque è intriso anche lì di certe cose che fanno molto anni fa, ma in realtà sono, secondo me, ancora attuali molte concezioni del tipo... la brava ragazza che deve stare a casa, non uscire, cosa ancora cara a Stefano in questi ultimi ascolti, di dire al mattino invece di dormire andresti a messa, non devi guardare le altre per strada, non mi daresti baci per la strada davanti a tutti, mi hai sognato, questa atmosfera qua, no? È molto... anche qua è molto, è intriso, come ripeto, di tante cose molto che mi catapultano anche nuovamente in questo periodo, ma che, ripeto, secondo me sono a livello di concezione ritroviamo ancora in tanti ambienti sociali, forse un po' retrogradi anche, e quindi anche qua personalmente mi devo far trasportare negli anni 60 e immaginare questa cosa, no? Quindi unito in realtà a un tema, a una scelta musicale un po' così leggero, anche forse una delle melodie più diciamo solari anche che si sentono nel disco, c'è comunque un testo che fa riflettere, diciamo,
ok, anche qua le parole fanno riflettere. E quindi mi ha colpito un po' questo. Poi adesso vediamo un po' se anche Paul vuole parlare della sua preferita. Credo che ci fossero almeno un altro paio di pezzi, anche tra quelli comunque citati, abbastanza famosi, che siano e rimangano interessanti. Diciamo che anche per me sempre apprezzare un lavoro del genere è molto per tirar fuori il di più sempre della lingua italiana, è quello che permette la lingua italiana, che in realtà funziona bene, quindi se si sa scrivere funziona bene, quindi non schifiamola, e anche andare oltre alla mera parte musicale di strumenti, cioè non è che se non sento la chitarra vado fuori di testa, perché se alla fine ho scelgo una canzone dove il testo è al centro, vuol dire che mi ha lasciato qualcosa. E comunque, se il cantautorato era già così 60 anni fa, vuol dire che in questo siamo sempre stati in grado. Quindi anche adesso che cerchiamo di riscoprire un po' il cantautorato, in realtà siamo sempre stati in grado, basta andare appunto a riprendere i dischi grazie alla tecnologia nuovamente che ce lo permette, e scopriamo queste cose che già eravamo, non avevamo nulla da invidiare anche agli altri, e la nostra lingua è comunque molto musicale, e qua si vede nuovamente. Sì, c'è un approccio secondo me molto personale ai testi, non so quanto di vita vissuta di Tenco, però c'è un approccio molto personale, non so se dirvi forse ancora di più dei due ascolti che abbiamo fatto nelle scorse settimane, però sono delle situazioni che magari, come posso parlare io quando dico magari se scrivo una cosa è un mio vissuto, è una via di mezzo, è qualcosa che vedo filtrato attraverso gli altri, un po' me la invento perché comunque una canzone voglio darle una forma, però secondo me c'è dentro del suo, e comunque mi sembra che i testi siano, forse a parte un paio di canzoni, tutti suoi, quindi in realtà c'è del lavoretto. Non è, lo dico sempre, non è banale scrivere delle cose del genere, cioè in realtà dare anche un senso a questi versi non è banale. Poi vabbè, l'atmosfera nuovamente dell'orchestra fa molto, sembra comunque di essere a Sanremo, è brutto citare Sanremo con Tenco perché è un po' il punto d'arrivo finale della sua carriera, della sua vita, e quindi però l'ambiente è quello, no? Cioè sembra molto lì, sembra molto il Festival della Canzone Italiana, ma purtroppo la vita va in modi un po' inaspettati, e quindi quello che è successo. Tra l'altro ho visto che se ne parla ancora oggi della morte di Tenco, quindi sono quelle cose che si parlerà per sempre, ognuno avrà da dire qualcosa, come tutte le fine dei grandi artisti, e forse è stato riscoperto forse troppo tardi, come sempre, però chi lo sa. Noi che abbiamo la possibilità, sentiamoci. Decisamente sì. Paul, non so se vuoi lanciarti nella tua preferita già, ormai si potrebbe anche fare quasi quasi, e così chiudiamo il ciclo. Sì, in realtà volevo, visto che sono l'ultimo, ne approfitto per dire due cose anche sulle varie scelte che avete fatto. Allora, parto da quella che... Allora, premesso che le due che avete scelto erano l'idea anche per me, quindi sono contento che siano finite, diciamo, dentro nella playlist che ci terremo per noi, diciamo, per ascolti futuri, per rimembrare quello che abbiamo ascoltato in questi anni ormai. Quindi, allora, mi sono innamorato di te, diciamo che non l'ho scelta più che altro perché proprio a livello... Allora, il testo, concordo con voi che è molto bello, però, non so, a livello proprio musicale non mi ha preso così tanto da sceglierla. Però effettivamente, già proprio nei primi ascolti, anche mi è balzata subito all'orecchio la frase che ha citato anche Stefano, che adesso la vado a riprendere perché magari poi la storpio. Quindi appunto mi sono innamorato. Beh, Paul, se riesci fai sì. Anche il pezzettino dopo, proprio il primo ciclo di righe, che secondo me... la prima strofa sostanzialmente, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Che è molto bello, effettivamente, e sono d'accordo che con quello che ha detto Stefano quando appunto l'ha citata, di questa cosa che in realtà esiste tuttora, ovvero questa concezione che alcune persone hanno
del dover avere qualcuno da amare per potersi sentire completi, che ci sta, per carità, però non è detto che se non sei già, diciamo, soddisfatto di te stesso, cioè se ti senti magari soddisfatto di te stesso, poi magari è un qualcosa che viene in automatico dopo trovarti con qualcun altro, diciamo non c'è necessariamente questo bisogno di dover trovare qualcuno da amare perché si è soli, ma trovare qualcuno da amare perché con quella persona ci si trova bene. Però non volevo adesso dilungarmi troppo. Invece la scelta appunto che hai fatto, cara maestra, come dicevo, è una di quelle che è piaciuta anche a me. Interessante come appunto vado un po' incontro all'ipocrisia di alcuni concetti, appunto come ha detto anche Uge, del, in questo caso tre diverse non classi sociali, però diciamo diciamo cose importanti nella nostra società, che sono l'educazione pubblica sostanzialmente, quindi appunto in questo caso la maestra, la chiesa e la politica, per appunto alla fine parla del sindaco, mi pare. Sì, sì, il sindaco. Io la parte sul sindaco l'avevo interpretata come c'è una guerra, andiamo a vincere o a morire, però nel senso lui alla fine, la guerra è stata persa ma il sindaco non è morto. Io l'avevo interpretato in questo modo, più che vincere. Pare che dica proprio sul votare, votare, no? Vincere le elezioni o vincere o morte, vincere o morire, sì. Però esatto, non so, beh, gli ho dato questo concetto anche perché più che altro dopo dice vinto, al posto tuo è morta tanta gente, quindi per quello l'ho intesa come in un ambito, diciamo, di pro. Appunto questo andare incontro alle varie ipocrisie in maniera anche non diretta, ma come hai detto anche te, Stefano, tramite una domanda, cioè si pone e pone all'ascoltatore la domanda perché ci alziamo quando entra il preside e non ci alziamo quando entra il bidello. Ma io te lo sto chiedendo, dammi una risposta, maestro. E quindi anche l'ascoltatore magari si pone una domanda che probabilmente uno magari non si farebbe neanche, perché ci è stato insegnato così a scuola: entra il preside e ti alzi, se entra il bidello si può anche stare seduti. E tanto leggevo, allora, su Tenco, a livello proprio di biografia non so praticamente nulla se non quello che è stato accennato prima da Uge, però tipo mentre leggevo qualcosa sull'album avevo letto che proprio per questa canzone pare che avesse in un'intervista avesse rivelato che proprio per questa canzone, per il fatto di avere osato, che poi in realtà osato, forse ha osato per gli anni 60, andare contro la chiesa, praticamente per 2 anni non ha fatto apparizioni in televisione, cioè perché si è domandato, quella che tra l'altro è una domanda che penso esista da secoli nell'ambito della Chiesa cattolica, ovvero perché si professa l'importanza della povertà, però la Chiesa invece è così sfarzosa e ricca, una roba che potremmo risalire a Francesco d'Assisi, eccetera. Comunque tutte queste cose molto interessanti nel testo. Invece la scelta di Uge, una brava ragazza, anche questo è appunto un pezzo che mi è piaciuto, trovato interessante il fatto di mettere giù il testo come se sembra quasi un testo paternalistico, però facendoti capire che è totalmente il contrario, perché lui ti dice se fossi una brava ragazza faresti questo e non quest'altro, però si nota appunto dal come lo racconta a tutti gli effetti, lo canta, però è proprio un racconto a tutti gli effetti, come in realtà stai dicendo tutti quanti penso che tu per essere una brava ragazza dovresti fare così, però per me sei comunque una brava ragazza, pur comunque non contraddicendo il fatto che se tu ti comportassi da brava ragazza secondo il pensiero comune non lo sei, cioè se puoi comportarti come vuoi e va bene lo stesso, semplicemente non devi necessariamente ritrovarti a seguire il pensiero comune, il maschilismo, quel che è, per ritenerti una brava ragazza.
quindi questo l'ho trovato anche questo molto interessante. Però quindi, dopo essermi dilungato sulle vostre, vi dico anche qual è stata alla fine la mia scelta. Ero un po' indeciso, alla fine ho optato per Io sì, perché anche questo è un testo molto interessante e mi è piaciuta la diciamo contrapposizione o il modo di coesistere del fatto di essere sostanzialmente una canzone d'amore, ma anche una canzone implicitamente triste, perché ok, Tenco si rivolge nel testo a questa ragazza che ama dicendo: ah, io fare questo, mi comportare in questo modo, ti direi cose, eccetera, ti dedicherei tutto me stesso, però di fatto lei sta con un altro. E sta con un altro e dice: ah, ma lui non vale niente, io sarei molto meglio di lui. E ok, nel senso, te li stai esprimendo il tuo amore, però evidentemente non sei riuscito a esprimerle davvero il tuo amore in modo che lei si innamorasse di te e alla fine sta con un altro. E quindi questo l'ho trovato un po' triste. E tra l'altro adesso farò un po', non un paragone ma una citazione a altri artisti italiani che diciamo sono un po' lontani da Luigi Tenco. Probabilmente mi è venuto in mente mentre sentivo queste frasi qui, tipo l'ultima strofa della regola dell'amico degli 883 quando tipo si dice: ah, io sarei molto meglio di lui, cosa sta con lui? È venuta in mente questa cosa qui, nel senso, gli amici della ragazza, della situazione, che vorrebbero stare con lei, appunto, poi c'è tutto il discorso della regola dell'amico, però di fatto loro dicono: ah, io sarei molto meglio di lui, ma alla fine è lui che sa dove mettere bene le mani. E quindi mi è venuta in mente questa cosa e non sono riuscito a schiodarmela di testa, però appunto mi è piaciuto questo ragionamento che riesce a creare pur non esponendolo esplicitamente, cioè il fatto di essere riuscito a cogliere queste sfumature in un testo comunque molto bello. Guarda, sono molto contento delle tre scelte in realtà, e ammetto che insomma adesso facciamo il giro di è piaciuto, non è piaciuto il disco, lo consigliamo, non lo consigliamo, perché oggi siamo un filino coi tempi più tirati del solito, colpa mia che ho fatto tardi e quindi colpa mia, mi prendo la colpa. Quindi passiamo un pochino a quello. Io ovviamente vi dico, ma penso che non ci fossero dubbi a riguardo, anche dalla mia analisi, da quello che ho detto prima, non solo mi è piaciuto molto, ma so far il miglior album di quelli genovesi ascoltati finora, non per la complessità ma proprio per la caratura dei testi, e mi consento anche di dire per la qualità della voce, che è molto diversa per certi aspetti, l'ho trovata meno tecnica ma estremamente più viva. Queste cose che ha da dire Luigi Tenco, cazzo le dice, ed è una roba meravigliosa. Non stento a credere vera quell'affermazione che poi ha portato Paul sul fatto che la Chiesa magari abbia tarpato le ali per qualche anno dopo aver ascoltato una canzone di questo tipo, di questo rango, e le parole utilizzate sono dirette ed esplicite, e questo alla Chiesa non piace. Chiesa è una chiesa di sotterfugi, di persone che tendenzialmente in parte minoritaria rispetto poi all'insieme generale che delle persone che ne fanno parte, ci mancherebbe altro, però coesistono all'interno persone di estrema fede e delle persone invece deprecabili, lo sappiamo, i giornali ne sono intrisi, cose bruttissime successe insieme alla Chiesa. Per cui non c'è da averne paura, c'è da parlarne chiaramente, e infatti una delle cose che preferisco è che non è più così, non è più che tu dici una cosa magari forte, di impatto, con delle fondamenta, una richiesta legittima, come si diceva prima, no? Che ha fatto Tenco, oggi si può fare, oggi si può chiedere, si può lasciare questa domanda al vento. Resta una domanda al vento perché la Chiesa non ti risponde, però la puoi fare e non ti viene fatto lo sgambetto artistico, diciamo. Per cui la forza di Luigi Tenco è anche in questa voce, che è penetrante e credo sia molto valida. Poi ve lo dico, cioè non prendete questo disco per
fare un ascolto di quelli belli, sereni, in macchina, in gita con i figli. No, però un bel disco riflessivo, e visto che ogni tanto c'è bisogno anche di quello, quando avrete bisogno di un disco riflessivo, introverso, che va a sviscerare un po' anche alcune delle paure che molte volte abbiamo ma che non sappiamo come tirar fuori, come dire, beh, questo disco ve le fa dire, trova le parole. Tenco è uno di quegli artisti che mi fanno pensare tante volte. Ecco, questo è esattamente come lo penso io, ma lui ha saputo come esprimerlo e sicuramente l'ha espresso molto meglio di come l'avrei espresso io con le mie parole. E quindi mi dà anche in qualche modo uno spunto, una riflessione in più, e mi fa piacere, perché è veramente una cosa che amo tanto. Quindi il disco mi è piaciuto, consigliatissimo, felice di potervi dire c'è un link per Spotify per poterlo ascoltare, utilizzatelo, andate ad ascoltare l'album, che secondo me vale veramente tanto la pena. Uge, rispettiamo il giro e dai un po' tu un tuo giudizio complessivo. Ah, sicuramente l'album merita di essere ascoltato. Adesso non mi lancerei personalmente come Stefano nel dire è quello che ho preferito di più finora, aspetto di sentire anche l'ultimo e poi magari se vogliamo fare il giochino anche qua col parallelo della scena grunge lo sceglierò se mi verrà richiesto. Sicuramente sono d'accordo però sul fatto che sia quello più evoluto e interessante di un certo livello nell'ambito puramente vocale, ma sicuramente rispetto all'Ausi, sicuramente anche rispetto a De André, questo è quello più cantato, e il trasporto di quello che viene detto nei testi si percepisce, l'ho percepito, l'ho sentito più volte senza troppi problemi, quindi da questo lato lo consiglio. È comunque un ascolto abbastanza personalmente da lacrima facile, quindi cioè, va comunque secondo me ascoltato con perché io devo perché Stefano mi deve sempre rovinare, non avete idea di quello che sta scrivendo Stefano, è un cretino, mi rovina anche il momento toccante, però sicuramente ascoltatelo in una certa condizione anche mentale, che è brutto dirlo, non è che vi porti al suicidio l'ascolto di Tenco, anche qua è un po' un rimando diretto, però è abbastanza pesante l'atmosfera del disco, su questo ce lo siamo detti, ma danno anche modo di riflettere i testi, quindi in realtà secondo me assieme anche gli altri album, ma sarà così anche l'ultimo, dovreste fare come abbiamo fatto noi avendo il tempo, e secondo me visto quanto durano gli album sarà un paio d'ore ascoltare i dischi come abbiamo ascoltati noi e farvi un'idea per proprio apprezzare questo discorso della scena, quindi probabilmente non mi viene da consigliarlo meno di quanto sia già stato fatto con gli altri album. Ecco, questo rispetto al disco di Lauzi è sicuramente molta più coesione, no? Ci parlavamo del fatto che il disco di Lauzi fosse quasi un insieme di take fatti da lui su più brani, qua anche il discorso dell'orchestra probabilmente aiuta e rende un po' il tutto un po' più omogeneo, cioè c'è molta omogeneità. Fate ancora meglio di me nel caso ponete ancora più attenzione nei testi di quanto faccia io normalmente, finito di ascoltare anche andatevi a rileggere, perché sta qua dentro il vero interesse del disco. Se detto questo, ci sono, però mi è piaciuto come si usa fare molte volte riprendere le melodie della voce con gli strumenti, ad esempio nella canzone che ho scelto Una brava ragazza c'è il fatto di riprendere la melodia con gli strumenti, che è una cosa che non sempre, ma in questi casi funziona, e anche Mi sono innamorato di te, cioè gli dà, probabilmente perché appunto le melodie funzionavano molto e avevano già un loro perché di esistere, e quindi riprendere anche con degli strumenti, a parte che la voce è uno strumento a tutti gli effetti, però anche con altri strumenti fosse a sua volta interessante. Quindi io per me è interessante, soprattutto io non avevo mai sentito un disco di Tenco,
e quindi ho avuto l'opportunità. Fa strano sentirlo con questa cosa adattata del mono sullo stereo, cioè, sentire sempre questi dischi con i canali separati mi fa sempre strano, però fa parte del biglietto d'ingresso, no? Per entrare in questo mondo anni 60, però anche quello è parte del fascino. Sicuramente mi rimando solo alla fine del ciclo per dire quello che mi è piaciuto di più, però obiettivamente lo ribadisco soprattutto a livello canoro. Ha letto che il timbro non sempre su tutti i pezzi mi faccia, cioè non lo trovo un timbro incredibile, però lo trovo calzante per quello che viene espresso nelle canzoni, e sicuramente molto, molto anche di pancia. Mi piace usare questo termine che so che Stefano apprezza, cioè molto dentro in quello che c'è scritto nei testi, poi è rappresentato, quindi funziona, è molto coeso con quello che viene detto. È sicuramente il più cantante di tutti e tre. E poi vabbè, lo sapete meglio di me, su Tenco ci sarebbero veramente un sacco di robe da dire, anche più che sul materiale, visto che gli album in studio penso che fossero tre, una cosa del genere, visto che il periodo di crea discografica è stato veramente minuscolo, soprattutto per tutto il resto, visto anche alcune citazioni, un po' anche il suo, secondo me la sua figura è interessante, quindi ci sarebbe veramente da dirne altro, però per ora mi limito a questo, passo la parola a Paul nuovamente. Un giudizio complessivo sull'album da parte mia, allora mi è piaciuto soprattutto dei tre che abbiamo ascoltato, poi anche qui come ha detto Uge, magari alla fine della prossima puntata faremo una sorta di riepilogo dei quattro album, probabilmente però di quelli che abbiamo ascoltato fino adesso è quello che a livello musicale, per il fatto di avere l'accompagnamento orchestrale eccetera, è quello che mi è piaciuto di più ascoltare, anche al di là proprio della voce e dei messaggi. Forse la cosa che mi è mancato un pochettino, non necessariamente in tutte le canzoni, è appunto banalmente la rima, il ritmo che ti dà appunto quel tipo di rima a cui magari siamo abituati nella canzone italiana. Però beh, questo è puro un gusto personale dell'ascolto. Però l'ho apprezzato più di quanto magari potessi aspettarmi. Come la frase ricorrente di questo ciclo è un album di Tenco non l'avevo mai ascoltato per intero, come anche per gli altri, e vada anche per il prossimo artista. Però sì, mi ha fatto piacere, anche perché effettivamente il punto forte dell'album è molto forte, ovvero la scrittura. Ci sono delle frasi, dei concetti che mi sono piaciuti molto, non necessariamente in tutti quanti i brani, però anche solamente in quelli che abbiamo citato durante la puntata, probabilmente già solo diciamo questi 4-5 brani basterebbero per un ascolto dell'album, per quanto mi riguarda. Poi anche gli altri comunque sono dei brani meritevoli, e quindi diciamo un giudizio molto molto accorciato è album promosso. Non so se, visto che comunque gli album, come ha detto Uge, sono solamente tre, magari un ascolto anche agli altri ci potrebbe anche stare, non disprezzerei. E niente, visto che comunque siamo anche un attimo tirati con i tempi e quello che avevamo da dire l'abbiamo detto, ripasso un attimo la parola a Stefano. Ma sì, io intanto che parlavo a Paul ho mandato, vabbè, voi non potete vedere perché stiamo registrando la parte vocale di questo podcast, ho mandato l'immagine di Luigi Tenco, degli occhi di Luigi Tenco che guardano da qualche parte. Mi ha sempre colpito molto la profondità dello sguardo e delle espressioni di Luigi Tenco, che ho sempre trovato una persona molto molto concentrata 24H, e è un po' su questo che vorrei chiudere, no? Il fatto che Luigi Tenco è comunque un personaggio che non so quanto avrebbe potuto ancora dare, però mi mangio le dita ogni volta che ci penso, che ci ha dato molto meno probabilmente di quello che era lì a disposizione, che avrebbe potuto davvero elargirci con la semplicità mescolata all'eleganza e a questa voce che insomma
sapeva farsi sentire, sapeva veramente tirar fuori qualcosa di più. Quindi grande, grande perdita vera, vera. Bene, siamo in chiusura, direi. Purtroppo il tempo che avrei voluto dedicare a questa puntata è molto più lungo, ma forse è meglio così, nel senso che saremmo poi finiti probabilmente a parlare di questo epilogo straordinario, non nel senso di bello, ma straordinario proprio nel senso che è fuori dall'ottica ordinaria della vita. E mi sarebbe piaciuto tanto, perché veramente meriterebbe ancora luce sopra, però sarebbe poi risultato dall'altra parte un po' scontato e forse non abbiamo neanche i mezzi per parlare nel modo migliore, più corretto, per cui diciamo che facendo un po' ups and down, penso che insomma la cosa migliore sia non parlare di quella parte. Approfonditela, però approfondite il percorso proprio che ha fatto lui a livello umano e troverete veramente tante tante cose su cui riflettere, a cui fare affidamento. Detto questo, io non posso far altro che iniziare a ringraziare, ma anche e soprattutto a chiedere a Paul, prima di ringraziare e salutare, di farci un po' il punto con il prossimo artista che chiuderà questo ciclo e di capire un attimino da che parte andremo la prossima settimana, rimanendo sempre a Genova, immagino, no? Rimaniamo sempre a Genova, come abbiamo detto. L'ultimo artista di cui parleremo in questo ciclo sarà Gino Paoli, con il suo omonimo album del 1961. E quindi, come ho già detto prima, sono curioso di vedere in che maniera si discosterà, oppure sarà in coerenza con i tre album che abbiamo ascoltato fino adesso. Detto questo, intanto sì, sicuramente ci sarebbe stato modo di parlare di altro, di tempo, magari della vita personale, del tragico epilogo, però da un certo punto di vista fa piacere esserci concentrati più che altro sulla musica, sulle parole, e magari lasciare ad altri parlare di quello di cui di solito si parla di Tenco, cioè nel senso, di solito quando anch'io lo sento nominare in televisione, magari appunto in periodo Festival di Sanremo, si sente parlare della morte di Tenco, del suicidio, eccetera eccetera, e magari si lascia poco spazio all'artista, e quindi abbiamo diciamo che ne abbiamo approfittato per parlare più di quello che di altro. E concludo salutando voi ragazzi per la bella chiacchierata e ovviamente i nostri amici ascoltatori, e ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie anche a Uge, ti salutiamo ringraziandoti per i tuoi giudizi sempre molto puntuali, anche per aver tirato fuori una canzone che mi sarebbe piaciuto trovare, ma mi aspettavo non sarebbe rientrata, perché c'era Mi sono innamorato di te, che pensavo avrebbe sbancato, invece non c'è neanche lei. Quindi grazie per aver portato un po' fuori dalle mie aspettative. Grazie a te Stefano, grazie a te Paul e anche agli ascoltatori. Speriamo che venga apprezzata come sempre la puntata. Ci vediamo per la conclusione del ciclo, che credo che comunque poi tireremo le piccole somme, oltre al toto album, ci piace sempre le piccole classifichine su quello che è stato ascoltare questa parte della nostra musica italiana, e con il buon Gino Paoli saremo quattro amici al bar, comunque una cosa del genere, saremo assieme, vediamo un po' cosa salterà fuori. Sicuramente troveremo delle cose interessanti, non ho dubbi, e vediamo un po'. Sarà una buona comunque conclusione, ripeto, poi citeremo magari anche gli altri artisti della scuola genovese che non abbiamo potuto inserire solo per tempistico, magari finiranno in un debut 3, 4, 5, chissà, magari finirà il mondo, non abbiamo idea. Finirà sicuramente la focaccia di Genova, quindi ci vediamo la prossima settimana. Molto bene, molto bene, grazie davvero di cuore a Paul e Uge, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. L'ultima citazione che voglio fare è questa. Io conosco Luigi Tenco da sempre, mia mamma è stata una grande ammiratrice di Luigi Tenco per tanto tempo, ho avuto le sue canzoni per casa, ma sempre con poca attenzione, no? E quando il pensiero è molto fluido sulle cose e scorre via e non ti fermi, non ti rendi conto che magari hai dei piccoli tesori. Io un piccolo tesoro di Luigi Tenco ce l'ho nel terzo disco, la canzone si chiama Io sono uno, e nel giro di qualche anno l'ho scoperta veramente mia e percorribile come strada
soltanto un paio d'anni fa, però ho cominciato a farne un mantra. E quindi, se vi dovesse capitare, sempre di Luigi Tenco, ascoltate Io sono uno, per cercare anche un po' di capire come si muove un certo tipo di dinamica anche mentale, che cerco di affrontare sempre quando mi approccio alle cose, soprattutto per essere coerente con me stesso. Quindi Luigi Tenco è legato anche a questo nella mia vita. Grazie davvero di cuore a tutti, ci risentiamo ovviamente come sempre alla prossima. Io sono Stefano Gabrielli, il presidente di School of Sun Rock, e questo è un altro appuntamento con Debut.